Quest'anno è l'insegna della condivisione, perché sostanzialmente voglio iniziare a condividere con i professionisti e con i tecnici, con i progettisti e con gli idraulici che realizzano gli impianti delle abitazioni, come farlo nel migliore dei modi per sfruttare al meglio le tecnologie che utilizziamo tutti i giorni nel realizzare la casa no gas, ottimizzando i sistemi radianti, i sistemi ad aria e i sistemi misti, con l'abbinamento di una pompa di calore e di un impianto fotovoltaico. Lo faremo in modo pratico e semplice perché deve essere comprensibile da tutti, sia dall'installatore che quotidianamente realizza le centrali termiche nelle nostre abitazioni, sia dai progettisti che magari sono dietro le quinte e devono selezionare e devono progettare come mettere assieme tutti i componenti per dare il massimo dei benefici all'utente finale. Se tu sei un utente finale, hai tutti i miei video, tutti i miei articoli nel blog per capirlo e per approfondirlo nel migliore dei modi, o puoi entrare nel gruppo Facebook dove quotidianamente trasmetto, spiego e chiacchiero come fare nel migliore dei modi una casa no gas. Se invece sei un professionista, installatore, un progettista o un architetto e vuoi capire meglio come realizzare una casa no gas, ti presento il nostro corso che sostanzialmente si basa su 5 principi, su 5 errori comuni che vengono sempre commessi, vengono commessi tutt'oggi quando si progetta una nuova costruzione o una ristrutturazione importante e sulle quali si basa il corso dove andremo punto per punto a capire come farlo nel migliore dei modi, come non commettere più quell'errore e perché, e andremo a capire come si deve progettare prima e realizzare dopo una casa no gas super efficiente. I 5 errori sono quelli che ho trasmesso, che ho condiviso in questi giorni nei social. Il primo sicuramente è non strozzare i flussi d'acqua. Ovviamente la pompa di calore trasmette la propria potenza termica all'acqua che poi scorre nei nostri impianti. L'acqua quindi è il vettore principale che trasmette il calore generato dalla centrale termica e dobbiamo rispettarlo nel migliore dei modi. Quindi ovviamente i flussi sono molto molto importanti. E vi spiegherò in modo pratico come realizzare impianti con il flusso migliore per trasmettere in modo semplice ed efficace, che vuol dire risparmiare un fracco di soldi nella gestione e nella preparazione dell'energia termica che serve per riscaldare e raffrescare la casa, proprio partendo da lì. Il secondo errore su cui ragioneremo è che non vanno messi assieme tutti i circuiti. Ricordate gli antichi romani, dividi et impera. I circuiti vanno divisi in base a tanti ragionamenti che faremo assieme nel corso, con tutte le motivazioni tecniche per cui vanno divisi e come dividerli ovviamente nel migliore dei modi. Terzo punto, terzo errore da non commettere mai, mai sottovalutare la produzione di acqua calda sanitaria e gli sbrinamenti della pompa di calore. Sono cose che sono connesse tra di loro, devono essere ben bilanciate con una logica molto diversa da quella con cui eravamo abituati a ragionare quando avevamo la caldaietta, il solare termico o l'accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, sempre legato a un generatore a gas, a GPL, a metano o a gasolio. Con la pompa di calore i ragionamenti cambiano, come lo vedremo nel corso. Quarto punto, molto importante, il trifase domestico è un alleato, non è un nemico da combattere. Perché? Beh, molto semplicemente, oggi andiamo a produrre tutto con l'energia elettrica, andiamo a cucinare con l'energia elettrica, andiamo a produrre caldo e freddo con l'energia elettrica e sempre più utenti con l'energia elettrica ricaricano anche le auto, i motorini, le biciclette, gli scooter, eccetera, eccetera. Quindi il trifase è un amico da avere dalla nostra parte. Come farlo e perché farlo? Anche questo ve lo dico lì. La parte finale è occhio al freddo. Non servono gli split espansione diretta. Oggi possiamo fare tutto con i sistemi radianti e la ventilazione meccanica. Sì, ci sono un sacco di ma, perché, come, mi hanno detto che. Ma mio amico, ma mio cugino, lascia stare. Per farlo ci vuole una conoscenza profonda e bisogna fare gli impianti in modo preciso. Anche qui non è difficile, lo vedremo sempre in modo pratico e semplice per chi lo installa, ma anche
con un occhio tecnico approfondito per chi lo deve progettare e quindi trasmettere a sua volta ad altri installatori. Io ti aspetto al corso che faremo appena possibile in presenza, voglio vederti in faccia, voglio guardarti negli occhi, se mi devo arrabbiare voglio farlo con una persona perché voglio spiegare il motivo per cui certe cose non si devono più fare come una volta, ma devono essere fatte in modo diverso per ottenere i massimi benefici. Iscriviti, attendi il momento opportuno, ovviamente comunicheremo via mail non appena possibile, apriremo le iscrizioni e vi diremo dove ci vediamo e quando. Il corso durerà una giornata intera, staremo assieme, ragioneremo su tutto questo e su molti altri aspetti che vi comunicherò nei prossimi video. E per oggi è tutto, un buon anno visto che è il primo video del 2022 e ci vediamo alla prossima. Ciao, un saluto!